Ottavo minuto, Altafini conquista la palla e da fondo campo tocca per Capello che batte Carmignani. Rivediamo l'intera manovra dal basso, notando la precisione con cui l'anziano campione serve il proprio compagno. Ventesimo minuto, Altafini ancora sulla destra va via a Bruscolotti e quasi dalla stessa posizione di prima porge ad Anastasi che realizza senza difficoltà. Juventus 2, Napoli 0. Fra queste due reti il Napoli aveva attaccato in prevalenza con manovre continue, ma la difesa bianconera, nel preciso rispetto dei propri compiti, chiudeva ogni sbocco, aiutata nel lavoro dal costante impegno in fase difensiva di almeno due dei suoi centrocampisti. Al 33esimo tuttavia c'è uno spiraglio per gli azzurri, su lancio di Clerici si libera Orlandini che tira in diagonale, palla al lato. Sciupa subito un'occasione il Napoli in apertura di ripresa con Esposito che devia al lato un bel tiro di Canè. La Juve riparte e segna ancora, Anastasi va via sulla destra, supera di slancio Zurlini e di sinistro infila la porta sull'uscita di Carmignani. Tre minuti dopo Salvadore viene fermato in un'azione d'attacco, ma Anastasi riconquista la sfera e cerca Capello che gli restituisce il passaggio scattando in avanti per ricevere ancora da Anastasi. Capello scarta il portiere e infila da pochi passi. C'è quindi un deciso intervento di Zoff sui piedi di Braglia. La Juve risponde con questo centro di Anastasi. Carmignani mette in angolo la conclusione di testa di Cucuretto. 28esimo. Per questo fallo su Anastasi viene espulso Vavassori, già ammonito in precedenza insieme a Causio. 30esimo, si scontrano in area Spinosi e Clerici che va a terra, calcio di rigore. Clerici lo trasforma con un violento tiro dal basso in alto. 36esimo, azione Esposito Giuliano che tira subito, Zoff salva di piede. Poi su calcio d'angolo, prima Zoff e poi Spinosi liberano dopo una mezza girata di Clerici. Al 41esimo l'ultima azione napoletana con rabbioso tiro conclusivo di Giuliano bloccato a terra da Zoff.